of holly, la 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 la. 'Tis the season to be jolly, la 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 la. Don we now our gay apparel, la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, la 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 la. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogmas! Allora, sono come avete visto, ho portato Scuola Giorgia perché oggi hanno chiesto di essere in presenza perché doveva fare la verifica di disegno, di tecnica, e allora volevano che fosse in presenza e poi doveva fare l'interrogazione di tecnica. E quindi niente, quindi l'ho accompagnata io. Invece Gabriele, Sabrina e Giada hanno preso il pulmino. Io adesso sto tornando a casa perché ho lasciato Manuel con Pia che dormiva. Manuel era già in video lezione, però tanto Pia dormiva, cioè proprio non mi frega niente. Però comunque vabbè, non è da sola, ma è con Manuel, quindi. Adesso arrivo a casa e devo, vabbè, fare delle cose che però non vi posso fare vedere, perché se no chi poi le riceverà le vedrà. E niente, poi poi devo fare un po' di lavori, devo mettere un po' in ordine. Stavo un po' pensando a quello che dovevo fare per me. Di cose ce n'è tantissime. No, ma meno male che mancano solamente 2 giorni alla fine della scuola, perché per quest'anno è vero che non ci sono andati a pieno ritmo, ma per me è stato più stressante che se ci fossero andati. E niente, ok, sono arrivata e via a fare le mille cose che devo fare. Colazione time. Allora, una brioche, ho preso questa qui alla marmellata e un bicchiere di succo di frutta. Così poi comincio a fare tutto quel che c'è da fare. Dopo aver fatto tutto quello che dovevo fare, volevo farvi vedere quello che ho preso ieri da Teddy. Allora, ho preso questi stickers a stellina, più grandi e più piccoli, da dividere io e le bambine. Poi, dello scotch. Perché comunque tra scuola e attaccare tutto quanto. Poi 2 di questi stickers tutti brillantinosi con le renne, i fiocchi di neve. Uno è per me e uno invece è per le bambine da dividersi. Poi mi sono presa questo cappellino perché quello lì verde veramente non mi piace. L'ho preso nero con questi fili d'oro e col pompon, e questo qua l'ho pagato 3,50 euro. Invece gli stickers 1 euro, lo scotch 2 euro, e questi stickers sempre 1 euro. Poi la borsina per metterci dentro i regalini per Luca, la borsina per metterci dentro il pensierino per mia sorella, poi questo cosino di legno che ha dentro questo per metterci le candele, l'ho preso come decorazione per la casa.
Poi, questi evidenziatori che ha preso anche mia sorella il giorno prima, però a 1 euro. Ah, questa decorazione 2,30 euro. Poi gli stickers per le bambine uguali a quelli che avevo preso io, così se li dividono loro tre da attaccare dove vogliono, anche Giada tipo sul diario, e invece magari Giorgia e Sabrina, siccome vogliono fare anche loro il bullet journal, lo metteranno, magari li attaccheranno lì sopra. E anche queste qua le mi pagate 1 euro. Ecco, c'è anche questa con i fiocchi di neve. Poi ho preso questa stellina che è fatta di legno e qui è tutta dorata come decorazione per la casa, l'ho pagata 1,75 euro. 4 colle stick perché poi a 1 euro perché poi sono sempre senza. Poi ho preso a Giorgia, a Gabriele e a Manuel, visto che io gli ho preso il filo di Lucci, le mollette per attaccare le fotografie tra una luce e l'altra. E Manu c'è l'azzurra, Giorgia bianca e Gabriele verdi. E queste qua anche le ho pagate 1 euro. Poi ho preso questa borsina, scusate, sveglia, per ricordarmi che devo andare a prendere i bambini al pulmino, ma abbiamo ancora qualche minuto. Poi ho preso questa borsina qui che sembra trapuntata per metterci dentro il pensierino che ho preso per mia mamma, che ovviamente non vi farò vedere. No, questo no. L'ho portato su dalla macchina. E poi alla prealpina ho preso anche appunto il silicone. E buon, questo è tutto. Adesso vado a mettere a posto. Vi farò poi vedere dov'è che posiziono le decorazioni nuove per la casa. E noi ci vediamo più dopo. Più dopo, eh. Mi sono dimenticata di farvi vedere anche cosa sto preparando per pranzo. Ho messo su i broccoli come contorno, poi andrò a fare le patatine al forno dopo che sarò andata a prendere anche Giorgia e insieme mettiamo i würstel, che vabbè li ho presi, a loro piacciono e così ogni tanto non è che li fanno male, anzi devo cercare di diminuire proprio il consumo in generale in casa perché soprattutto dei viewster perché non è che siano al massimo. Comunque, adesso mentre andiamo poi a prendere i bambini, vi faccio vedere come mi sta il cappellino. E boh, devo anche levarci l'etichetta prima che esco con l'etichetta ancora attaccata. E niente, questo qui sarà il nostro pranzo. E voi cosa mangiate oggi? Cosa avete mangiato? Perché quando vedrete questo video, comunque, vabbè, ditemi cosa avete mangiato, che le idee non sono mai troppe, come vi dico sempre, è sempre bene avere nuovi spunti, magari uno non ci pensa, le cose più semplici sono poi alla fine sempre quelle più buone, io sono sempre quelle che preferisco, perché è vero che certe sono molto scenografiche, però alla fine poi le cose semplici come una pasta al pomodoro piuttosto che una pasta con i broccoli sono buonissime anche quelle. Comunque vado a prendere i bambini. Aspetto solo che arrivano, così poi corro a prendere Giorgia, andiamo a casa e mangiamo, perché poi hanno catechismo e poi devo andare a prendere Sara che la devo accompagnare in un posto e devo ancora scaricare il lavandino. Prima cosa schiacci lì, poi fai avviare la nuova lavagna. No, ragazzi, facciamo con calma. Guardate, guardate qui. Questa pagina l'avete trovata? Questi sono gli effetti del venerdì pomeriggio. Sabrina che o del catechismo, o del catechismo. Guardate Sabrina che maschera che si è fatta. Yeah, man.
Gabriele invece ha fatto questo bellissimo disegno. Però non mi piaceva, no, non quindi però non gli piaceva, quindi adesso lo rifà. Ha detto, boh, non ho capito. E invece questo qua, boh, l'ha fatto Giara. È un social. È un social. Ma anch'io posso far vedere il mio. Ah! Ma perché me l'hai fatta vedere? Vabbè. Ti faccio vedere nel video, no? Che bravi, hanno disegnato il presepe. Adesso ci stiamo preparando perché andiamo appunto, come vi avevo detto, da Sara. Un bel tè in compagnia della mia amica Sara. Grazie Sara. È buonissimo questo tè. Ma oggi è il 18? Iniziamo l'apertura dei calendari intanto che aspettiamo che bolle l'acqua per la pasta. Giada, prendi un po' la casella 18. Ta 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 ta. Apriamo. Cosa c'è? Non vedo, scusa. Eccolo. Più su. Non si capisce. Un mascara, giralo sotto sopra. Tutto così, brava. Un bellissimo mascara. Tieni. Che io non uso. Però è bello. Vabbè, vorrà dire che inizierò ad usarlo. Bene. Allora, adesso è il turno. Cosa trova papà lì adesso? Guardiamo. Chissà che trova. Ci sarà un pupazzino? Boh, non si capisce. Cioè sì che ci sarà un pupazzino. Ma non si capisce. Quale pupazzino ci sarà? Il pupazzino. Vi ricordate il 16? Ve lo faccio vedere. Uri, fogo, goreno. Dai, di nuovo. Che Goku è questo qua? Guarda, i capelli lucidi. Ma che carino. Guarda, no, la tua Taranticione. Che abbiamo trovato nel primo. No. Sì. Adesso apriamo quello del gattino. Sì. E dobbiamo aprire il 3 e il 18. Il 3 e il 18. Il 3. Ok. Ah, scusa, mi sembrava il 4. Scusa. No, piano. Allora, abbiamo trovato. Per il micio, cosa abbiamo trovato per il micio? Questo qua. Ok, questi. E quelli che abbiamo trovato anche ieri. E apriamo il 18. Vediamo cosa c'è nel 18. Ti faccio come se direi io. Ah, di nuovo. Gli snack, questi qua ripieni, che poi a Manuel piacciono tantissimo, perciò è proprio fortunato. Vediamo. Ma non Manuel in persona, ma sì, lo sanno che il gatto si chiama Manuel. Questi qui, di nuovo. Va bene, adesso apriamo quella del cane. Sei qua? Scusa, non ti avevo veduto. Vai, prima. Ah, sono lì vicini, meno male. Scusa, dov'è il 18? Sopra. Per i cagnolini ci sono questi ossicini. Non ho visto. Che sono snack a forma. Beh, certo, snack a forma di osso, ma va, lo vediamo anche da solo. E adesso il 18 che è proprio sopra il tappo. Brava Sabri. Altri ossicini. Però sono diversi. Sono sì, questi abbiamo qua tutti colorati. Questi. Abbiamo trovato questi due. Benissimo. Ottimo, adesso poi li andiamo a dare. Tutto questo. Dai, via. Via questi due dei via cani, degli animali. Adesso, adesso già apre questo qui dei gioielli. Delle cose per i capelli. Gioielli. Ma ce ne sono. È il mio turno. È il turno di Sabrina. Quindi questa qui con la farfallina la prende Sabrina. Benissimo, andiamo avanti. Ma con... siamo sicuri che ce n'è solo uno oppure una serie? Sì, no, solo uno. Adesso prendiamo il cioccolatino. Il tè. Il tè. Ah, no, bene. Ma c'è prima quello di. Vabbè. Il tè. Apri la mano. Dai. Lassù.
qua, è qua, Pia, è qua. Prendete, prendilo tu, Pia, te. Qua. Là giù, là. Dai. Una righetta, ragazzi, l'abbiamo già finita. No. Guarda, tieni, prendila. Come alligatore che finge di l'abbia spaccato. Okay. Ma sì, dai. Bella la mano di Giada, mi piace. Ok, albicocca. Ok, adesso cioccolatini. Via te. 18, eccolo qui. Ok. Solo che... No, 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 no. Una scarponcina di Babbo Natale. Beh. No. Allora, un morso, non glielo dare tutto. Morso, morso. Mancano le candeline. Forza, via. Vediamo quella la marmellata. Vediamo quella delle candele. Vediamo quello la marmellata. Oggi è? 18 sempre. Sono tre ore che apriamo. Vabbè, 18. Chi sono tutti i numeri? Dov'è il 18? Qua. Ah, là. Non avevo visto. Ah, sì, sì, di nuovo bianca. Yeah! Benissimo. Abbiamo aperto tutto dopo cena. Siccome oggi c'è pixel art, andiamo a completare, cioè non a completare, però vanno a fare le, quelli di questi giorni e e poi andiamo avanti a montarlo, così vi facciamo vedere fin dove sono arrivati adesso. Adesso mettiamo via tutti questi calendari e andiamo a preparare il tavolo, così ceniamo. E la cena è servita con conchigliette al ragù. Guardate che cosa ha regalato a Maurizio una farmacia: un pacchetto di dolcetti. Ci sono amaretti, queste cose che non so cosa sono, sono curiosa di assaggiare. Sono sempre amaretti. Caramelline e torrone. Buonissimi. Io adoro. Grazie. Il torrone. Anche se magari non guarderà questo video, però ringraziamo lo stesso. Oggi, mentre eravamo da Sara, è arrivato un pacco e adesso vi faccio vedere cosa c'era dentro. Allora, aspettate perché non riesco a chiudere. Le garze per Pia, per la medicazione comunque da tenere in casa perché servono sempre. Poi queste penne tutte colorate. Sono fatte così. Si chiamano Swin Liner Color 0.4 mm. E i colori sono questi. Sono bellissime, non vedo l'ora di provarle. Poi ho preso una confezione di Giotto Stil Novo di 24 pastelli per l'agenda, sempre per colorare i disegni, perché non mi va di colorare con le penne. E poi qui c'è il mio bullet journal, che è bellissimo. L'avevo già visto dalla foto, che era molto bello, però sinceramente non immaginavo così. Veramente stupendo. Guardate poi com'è spesso, tantissime pagine. C'è anche già una penna. Assieme, che ha due tappi, quindi immagino ci siano due. Piano, immagino ci siano due punte diverse. E poi dentro, vabbè, puntinato, è numerato, 224 pagine. C'è l'elastico qui e il qui il segnalibro, segnapagina. E poi questa cosa qui, non so, parla della carta, però non capisco cosa vuol dire. Comunque adesso lo apriamo. Ho guardato, è bellissimo, mi è piaciuto un sacco il colore. Forse qualcuno non lo sa, ma il mio colore preferito è l'azzurro, quindi questo qui era perfetto.
All'inizio c'è questo per scrivere nome e contatto. Poi la prima pagina, vedete, sono numerate. La prima pagina è per le key, quindi per le chiavi, per le cose che dobbiamo fare, per tutte le chiavi che ci aiuteranno a capire un po' le cose che dobbiamo fare, se dobbiamo fare un compito, se è una cosa importante, urgente. Poi l'indice ha già quattro pagine, quattro facciate preimpostate, ogni facciata è numerata, e poi c'è il future log, anche questo, se non sbaglio, ha quattro facciate, sì, e poi basta. Poi il resto è tutto quanto così, bianco, cioè bianco nel senso puntinato e numerato. E quindi sono troppo contenta, è molto bello. Adesso dovrò fare le cose con molta calma, anche perché è la prima volta che lo faccio così con i puntini, e quindi devo capire bene come farlo, in modo da farlo bene, perché comunque ci tengo che sia bello. Mi piace veramente, veramente tantissimo. Adesso vado a provare queste, le penne, su un altro quaderno che ho, perché vabbè, ovviamente non spreco questo. E poi nei giorni a venire vi farò vedere come lo inizierò, come verrà. E volevo anche avvisarvi che i vlog ogni giorno dureranno fino alla ripresa della scuola, quindi fino alla Befana. Spero che vi faccia piacere, fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto con tutte le mie cose nuove che sono arrivate oggi, sono felice come una bambina. Noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3, come on!